I got vinyl seats in my car. When I hit those seats this morning, I tell you, I just went, whew. I figured if I'm up, everybody in the Delaware Valley should be up. You agree with me? I mean, it's 4:03 in the morning. What else are you going to do? Stare. Hello? Good morning, Mrs. Kramer. This is Don Cabin, WIBG Philadelphia. Questo nuovo video. Per le persone nuove che non mi conoscessero, io sono Lorenzo Coral e questo è il mio canale, quindi benvenuti. Allora, intanto, prima di iniziare il video, vi ricordo di iscrivervi a questo canale, perché vedo che tante persone non sono iscritte e guardano i miei video. Davvero sarebbe tanto di supporto se voi schiacciasse solo il tastino qui sotto e attivasse la campanella per rimanere aggiornati su tutte le mie nuove pubblicazioni. Allora, io mi sono già docciato, ho già fatto la mia corsetta e adesso possiamo iniziare a vivere 24 ore come Silver 60 ore quando ha interpretato Rocky, ok? Perché io oggi andrò a replicare la dieta di Silver Stallone quando è andato a interpretare Rocky. Io sono andato a cercare proprio tutte le informazioni, passo per passo, cosa faceva, qual era il suo allenamento. Oggi mi alleno, vabbè, ok, ho già fatto la corsetta. Ovviamente le 5 uova che avete visto prima lo fa Rocky nel film, non è che lo fa Silver Stallone. Però intanto direi arriviamo almeno a 1000 like per supportare questo video. E adesso partiamo col primo passo della giornata. Allora, primo passo della giornata: un uovo, 9 cucchiai di albume, 40 grammi di avena, 78 grammi di pane in cassetta e poi 4 datteri ed un caffè. Andiamo a replicare la dieta. Quindi abbiamo 9 cucchiai di albume, 76 grammi di pane in cassetta, 4 datteri e poi 40 grammi di avena, così brutta e povera. E proprio direi che è abbastanza triste questa colazione. Ragazzi, piccola tips su Silvestre Stallone: non so se lo sapevate, ma in Rocky 2 e in Rambo 2 Silvestre Stallone
ha preso come coach Franco Columbu e lo ha allenato per 2 mesi in preparazione per il ruolo che doveva fare. Ovviamente i suoi allenamenti erano molto full body, poiché doveva andare a cercare di lavorare tutto il corpo e doveva crescere in più tempo possibile. Ovviamente sappiamo tutti noi che Sylvester Stallone non era natural in tutti i film che ha fatto. Benissimo ragazzi, possiamo passare al prossimo passo di Sylvester Stallone. Andremo a preparare un po' di insalata, poi del pollo, in questo caso 250 grammi, uno zucchino che ho appena tagliato, e poi andremo a mangiare quattro datteri. Non so perché sia così tanto fissato con i datteri, davvero non me lo spiego. O perché forse avevano un po' di carboidrati, non so, forse perché hanno tanti zuccheri, non ho la più pallida idea. Secondo voi, per quale motivo mangiava i datteri nella sua dieta? Prego, commentate qui sotto, fatemi sapere. Guarda, 4 datteri, poi abbiamo una zucchina e 250 grammi di pollo. Credetemi, sto per piangere perché questo pasto qua è poverissimo di grassi. Non ci sono praticamente grassi se non dal pollo e non ci sono grassi. Dopo di questo andrò a fare il mio pre-workout e poi andrò a fare un workout di spalle e addominali. Proprio l'ho trovato in dei siti straloschi, sono riuscito a trovarlo, proprio l'allenamento che fa Sylvester Stallone per fare Rocky, ok? Quindi fuori dal film. Tanto vi ho fatto comunque vedere qualche clip così di training di Rocky. Ok, perfetto ragazzi, allora mi sono dimenticato di dirvi che comunque Sylvester Stallone beve 25 caffè al giorno. Io ovviamente stamattina mi sono completamente dimenticato di prenderlo, quindi adesso lo prendo, mi bevo il caffè, dopo mi prenderò 25 grammi di proteine in polvere, perché nella dieta evidentemente Franco Columbu gli avrà messo 25 grammi di proteine in polvere pre-workout. Queste sono i bulk, se volete passare dal link mi garantirete una piccola commissione e io ve ne sarò davvero grato. Adesso io prendo il mio pre-workout e poi vedrete qual è l'allenamento effettivo, ok? Ok ragazzi, mi sono appena cambiato, mi sono rimesso l'outfit di stamattina, proprio puzzo come non so cosa adesso. Comunque partiamo con il nostro workout di spalle e addome. Allora abbiamo military press, 4 serie, 8-10 ripetizioni, poi alzate laterali. Workout molto easy, 25 grammi di proteine isolate. Sto soffrendo parecchio la fame perché pochissimi carboidrati, pochissimi grassi, e pregate per me, davvero. Io vi dico che comunque questi video qua io li faccio solo a scopo intrattenitivo. Queste diete qua non dovete assolutamente seguirle, perché sono seguite sempre da persone esterne, magari da nutrizionisti, da dietologi, persone che comunque hanno studiato e stanno dietro di loro, ok? Quindi per favore ragazzi, non replicatelo a casa. Al massimo magari provate una giornata, provate ad avere la sensazione di quello che potrebbero aver loro in quella giornata. Fame sentirete solo, però non seguite questa dieta. Time to shower! Allora ragazzi, io direi che è meglio non far domande, ok? Meglio non far domande. E poi soprattutto non mi chiedete per quale motivo ci sia Vivaldi comunque lì, e me lo sto ascoltando.
Questo ultimo passo della giornata. Allora ragazzi, vi devo dire che sono arrivato a casa molto tardi. Adesso sto preparando 150 grammi di pollo, due fette di pane e un pochetto di insalata che andrò a condire con dell'aceto e andrò a fare praticamente un sandwich. Credo che questo sarà il sandwich più deprimente di tutta la mia vita. Credetemi che... non lo so, io davvero non so, adesso vi faccio vedere solo com'è. Ecco, ed ecco il nostro sandwich. Mamma mia, che depressione. Allora, intanto ragazzi, io vi dico, arriviamo almeno a 1000 like per supportare questo video. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto. Cioè, apprezzate questo video con un like, soprattutto perché è 1:40 del mattino e io sto ancora facendo questo video, ok? Quindi ci sto davvero mettendo tutto me stesso per portarvi dei contenuti della Madonna. E soprattutto perché dietro a questo video ci sono 5 persone che ci stanno lavorando, non ci sono solo io. C'è il videomaker, c'è il ragazzo che mi ha dato una mano con la musica, c'è il ragazzo che mi ha dato una mano con le riprese. Quindi davvero arriviamo almeno a 1000 like per supportare questo video e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Mamma mia, 1500 calorie, 18 grammi di grassi, 180 grammi di proteine. Ma questa è proprio la depressione. Lo mangio solo perché ho una fame assurda ed è buono proprio per quel motivo. Giuro ragazzi che domani mi sfonderò di cibo come non mai. Sono diventato secco facendo questo video. Questo pasto abbiamo concluso la nostra dieta. Mi ero dimenticato la bandana. Adesso me la sono messa, la vedo. Bene ragazzi, sono contento che siamo arrivati alla conclusione di questo video, perché davvero ci sono state dietro tante persone e quindi arrivare finalmente alla fine è molto soddisfacente. Io spero che abbiate apprezzato il fatto che vi ho portato cose che nei film di Rocky avrete sicuramente visto. Poi vabbè, vi ho messo appunto le comparazioni per farvi vedere. Ovviamente certe cose non erano possibili. Non era possibile andare dentro una macelleria e prendere a pugni un pezzo di carne. Ovviamente queste cose qua non erano possibili da fare. Però io comunque ci provo e ce la metto tutta. Vi ringrazio ancora per aver visto questo video. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete che replichi la giornata di qualcuno. Ovviamente datemi idee originali, perché ovviamente cioè devono essere idee originali, giusto per il fatto che ho vissuto 24 ore come Johnny Sins, adesso ho vissuto 24 ore come Sylvester Stallone. Non mi dite di andare a replicare magari Arnold Schwarzenegger o The Rock, perché l'hanno fatto già un sacco di persone. Io voglio fare cose originali, quindi lasciatemi qua sotto delle idee originali. E noi come sempre ragazzi ci vediamo a un prossimo video. Bella!